4 arresti per 5 indagati. I reati sono quelli contro il patrimonio, rapine nello specifico. L'operazione è stata portata a termine nelle prime ore dell'alba e ha visto la collaborazione continuata per oltre un anno di polizia e carabinieri di Pescara. Ma ancora non può dirsi conclusa, poiché solo 4 dei 5 malviventi, definiti pericolosi e armati, sono stati arrestati. A piede libero resta quello che è considerato il più pericoloso, Giovanni Misso, 60 anni, originario di Genova, scontato 20 anni per omicidio, uccise un carabiniere per liberare alcuni componenti di una banda a Genova, mentre le forze dell'ordine sui mezzi blindati lo traducevano ad altro carcere. Oggi, tornato in libertà, è di nuovo armato e pericoloso. È uno dei leader dell'associazione e uno dei più pericolosi indubbiamente, visti anche i precedenti. Siamo sulle sue tracce e confidiamo di assicurarlo alla giustizia più presto. I carabinieri sono riusciti ad intercettare alcune telefonate, una delle quali riporta la conversazione a seguito di un colpo fallito. Gli uomini della squadra mobile di Pescara e i carabinieri sono riusciti a sventare due colpi. Posso parlare qua? Questo numero qua? Sì. Niente, ho venuto a caricare perché c'è stata una soffiata che bisognava fare un lavoro sull'autostrada. Su, che si dice? No, normale. Sarebbe da visionare. Dimmi tu. Quando okay. Chiamavi, dici tu, ci mettiamo d'accordo, magari. Chiami fra un po' di giorni. Ok. L'abbiamo anticipati facendo delle perquisizioni e diciamo, facendo capire che eravamo al corrente di ciò che era stato pianificato. E da un altro lato abbiamo acquisito, così facendo, anche importanti elementi di prova, oltre che aver conseguito l'obiettivo primario, che era quello appunto di garantire l'incolumità pubblica. Le indagini sono state rese ancora più complicate da un fil rouge che collega i 5 malviventi a personaggi della malavita pescarese. Le storie si intrecciano con quelle dell'omicidio di Italo Ceci, ucciso in centro a Pescara da un sicario nel gennaio 2012. La nostra indagine parte dall'omicidio di Italo Ceci, quindi partiamo dal mese di gennaio del 2012, data a partire dalla quale abbiamo messo le mani su una storia criminale, uno spaccato diciamo lungo dell'attività criminale della città di Pescara e della provincia. Le indagini sono ancora in corso, restano da trovare ancora le armi dei malviventi e ricostruire l'intera organizzazione criminale che, come ha spiegato il capo della mobile, ha sempre utilizzato tutte le accortezze del caso, messaggi criptati, soprannomi, nascondigli segreti e canali telefonici protetti. Ancora oggi, terminata questa conferenza, torneremo subito al lavoro.